Questo programma è offerto da Tecnocampus. Cari amici di Teleprima, per una nuova puntata di Obiettivo Caserta parleremo come di consueto, come ogni sabato sera, delle tematiche della nostra città insieme al protagonista d'eccezione, il sindaco Carlo Marino. Buonasera sindaco. Salve, buonasera a tutti. Ben ritrovato, ormai appuntamento consueto ogni sabato e ci fa molto piacere ovviamente. Allora sindaco, cominciamo subito, è stato un weekend, due giorni dedicata in città e non solo alla celebrazione per la festa della donna, tantissimi gli eventi che hanno caratterizzato il centro cittadino, in primis partiamo ovviamente anche dalla salute, cosa che ci preme sempre tantissimo, due giorni importanti all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta con l'incontro per il cuore delle donne. Due giornate di prevenzione appunto cardiovascolare dedicata alle donne con un open day, quindi delle visite gratuite, un villaggio aperto appunto per tutte le donne nella giornata appunto di sabato. Sì, intanto il tema delle donne, il tema dell'8 marzo, il tema della salute, tema di mettere insieme una serie di tematiche, quella della tutela della salute dei cittadini e di farlo soprattutto in un momento di una festa importante. L'8 marzo per noi ci sono stati tanti eventi in città, al Teatro Comunale Parravano, come bene diceva lei, in azienda ospedaliera, iniziative nelle scuole, ma soprattutto per costruire una seria e credibile riconoscenza a chi costruisce insieme al genere umano, insieme agli uomini, insieme a tutti quanti un modello. Non possiamo più essere a festeggiare un momento di, senza dubbio deve essere innanzitutto una commemorazione delle tante donne che ci hanno rimesso la vita per far valere i diritti, per far valere i loro diritti e soprattutto i diritti degli altri. Questa è la grande sfida, quella di insieme costruire non solo nella parità di genere, ma anche nella parità dell'operato, nei diritti delle donne a poter costruire un mondo migliore e nei doveri della comunità intera, degli uomini, di avere rispetto del genere donna, ma soprattutto della proposta che le donne mettono in campo per la società. Questa è la sfida, che più donne siano nelle governance, più donne abbiano parità di utili e di guadagni nella loro attività lavorativa rispetto agli uomini, e la sfida di costruire una comunità. Ecco, è importantissimo, come diceva anche lei precedentemente, parlarne poi anche con le scuole, quindi sono veramente tante le iniziative, non solo della città ma anche del comune di Caserta, che hanno proprio al centro gli studenti e le scuole, come anche in questo caso. Assolutamente sì, prima partivamo da quella che era la prevenzione sanitaria, del cardiovascolare, del riconoscimento di questo grande cuore, che non deve essere solo un cuore di cioccolato per le donne, ma anche un cuore di cura e di tutela della salute dei cittadini. E la tutela della salute dei cittadini si parte soprattutto dalle scuole, dalla conoscenza, dalla cultura. I nostri giovani non potranno costruire una prospettiva della loro vita se non la faranno sapendo che c'è una comunità, ci sono le istituzioni, ci sono le famiglie che pensano per loro per un mondo migliore. Ecco perché le iniziative scolastiche, il coinvolgerli, farli sentire partecipi. Abbiamo fatto questa grande iniziativa di inaugurare e abbiamo firmato questa settimana la convenzione con una Onlus, perché verrà realizzato il Consiglio Comunale dei ragazzi. Loro devono avere coscienza e conoscenza delle istituzioni, devono stare dentro alle istituzioni. Il Comune di Caserta già un po' di mesi fa ha istituito il Forum dei Giovani, ci sono state regolari elezioni, partecipazione, hanno una loro sede in amministrazione comunale e fanno le loro proposte. Adesso non solo simbolicamente, vogliamo anche che dalle scuole elementari
si inizia a partecipare nell'azione di governance, avremo la presidenza del Consiglio Comunale, ma soprattutto avremo conoscenza che i nostri ragazzi sono il nostro futuro, ma in alcuni casi, in molti casi, possono essere il nostro presente. È vero, poi sono l'occhio attento, anche critico, curioso su tutto ciò che accade intorno ed anche in città. Quindi vi assicuro che fanno delle domande straordinarie e fanno delle riflessioni bellissime. In questi giorni ho avuto dei messaggi garbatissimi di ragazzi, di ragazzine che mi segnalavano i loro sogni o che facevano notare all'amministrazione comunale le problematiche. Bisogna non solo simbolicamente ascoltarli, ma capire che da quegli occhi può nascere una proposta per il futuro. Ancora più bello poi quando lo fanno con garbo e delicatezza, quindi sono cose che ci fanno sempre molto piacere. Sindaco, in questi giorni anche ingresso gratis per le donne al Belvedere di San Leu, c'è un incontro molto bello alla Biblioteca Diocesana dove si racconta l'architetto di fama mondiale Zaha Hadid, e poi al Teatro Parravano dove ci sarà anche la presentazione di un'altra commissione importante in Consiglio Comunale, quella delle pari opportunità. Sì, tante iniziative. Questa settimana abbiamo approvato in Consiglio Comunale la Commissione Pari Opportunità, aperta a tutti i mondi, a tutto il mondo associazionistico, al mondo sindacale, al mondo istituzionale, con questa grande commissione che deve costruire le giuste e legittime pari opportunità per la nostra città. Insieme a loro e insieme abbiamo fatto altri eventi in città, sia dal mondo associazionistico, insieme o col patrocinio del Comune di Caserta, e poi anche una bella iniziativa sicuramente è stata quella di costruire intorno al grande cuore dell'8 marzo, alle grandi passioni delle donne, anche una serie appunto di iniziative che non solo ci stimolano, ma soprattutto ci aiutano a non dimenticare che dietro a tanti occhi, a tanti veli che coprono tanti visi, c'è la speranza di costruire per la loro vita, per le loro famiglie, per il loro futuro un mondo migliore. Dobbiamo combattere le violenze contro le donne, dobbiamo combattere gli elementi negativi che costruiscono, non aiutano a costruire un senso di famiglia forte. Senza il rispetto del proprio partner, delle donne, non possiamo costruire un mondo migliore. E per farlo dobbiamo farlo, come dicevamo prima, con i giovani, con chi ci guarda con una sensibilità diversa e con le tante iniziative che abbiamo messo nell'8 marzo in città, che aiutano a costruire sicuramente una città più forte e più credibile. Ecco, Sindaco, si è parlato anche in questi giorni molto di queste violenze subite da varie donne, soprattutto in Campania, in particolar modo quella a San Giorgio a Cremano, alla Circumvesuviana. Lei, diciamo, sposa un modello di videosorveglianza, come è stato spesso detto, che soprattutto nei luoghi pubblici c'è bisogno di più controllo, di vigilanza, o bisognerebbe andare oltretutto al di là, quindi ricostituire i valori morali e un'educazione particolarmente insistente sul tema? Insomma, non basta, bisognerebbe curare non solo l'effetto ma la causa, insomma. Io penso che entrambi gli argomenti siano importanti. È importante la videosorveglianza perché intanto è un deterrente. Chissà che videosorvegliato ci pensa due volte a fare un'attività criminogena, e serve agli investigatori per agire se accadono degli episodi criminosi, tra cui anche quello delle violenze sulle donne. Però l'elemento fondamentale è che non può essere tutto la sanzione, non si può costruire un mondo rispetto alla sicurezza soltanto. Ci deve essere la prevenzione e la cura della morale, dell'etica di una società. Quello lo devono fare le scuole, ma la cittadinanza come civitas, come elemento di etica, di morale, e dobbiamo farlo insieme. Cioè non possiamo pensare che ci siano amministratori, istituzioni, politici, ognuno nel proprio ruolo, forze dell'ordine, che da sola debbano combattere il mondo. Dobbiamo combattere innanzitutto noi cittadini, dobbiamo noi costruire una famiglia più forte, noi costruire un sistema città più forte, e per farlo dobbiamo innanzitutto rispettare le regole, che è l'elemento fondamentale, ed essere accorti a che costruendo forse da piccoli gesti si costruisce anche la prospettiva di una città più sicura, non soltanto rispetto ai propri familiari, ma anche all'intera prospettiva di comunità.
Ecco, un focus poi anche sulle politiche sociali e con la sinergia ovviamente anche con le associazioni. Infatti in settimana si sono rafforzati anche i servizi per le fasce più deboli, assistenza domiciliare per gli anziani, per i disabili, un centro socio-educativo, un altro passo molto importante. Sì, sì, abbiamo attivato una serie di servizi fondamentali. Noi avevamo, sono partiti una serie di bandi importanti. Nelle prossime ore, lunedì riprenderà il servizio dell'assistenza di disabili nelle famiglie, ripartiamo con dei bandi importanti sulla povertà, sulla disabilità. Noi dobbiamo mettere in condizione, iniziamo a fare, ritorniamo di nuovo anche a un'assistenza scolastica dal mese di marzo. Ci sono tutte le condizioni perché le battaglie sull'inclusione sociale, le battaglie sul disagio sociale, le battaglie sulla povertà si vincono con una serie di misure, con una serie di attività, che non basta soltanto nell'aspetto economico, importante per esso, ma bisogna dare servizi, servizi e quello che è stato sempre il tema nostro come amministrazione, cioè vengono prima i deboli, prima i disagiati, prima i meno abbienti e poi purtroppo cercheremo di risolvere anche la buca, ma dobbiamo prima dare al povero la possibilità di poter usufruire di servizi, al disabile la possibilità di usufruire dei servizi, ai meno ambienti la possibilità dei nostri minori disagiati di aiutarli in una serie di prestazioni, quella è la sfida. Da lì si parte, aiutando i deboli possiamo costruire poi una società migliore. A volte mi dicono, ma perché spendete questi soldi rispetto a quell'altro? Hanno una finalità, va costruita la torta nel modo migliore, la torta è 100 e va divisa tra i deboli, tra le politiche ambientali, quelle sociali, quelle sulla sicurezza, quelle sui lavori pubblici, su quelle sull'urbanistica, quelle sul sistema Caserta, quella sulla proiezione dello sviluppo. Questa è la capacità dell'amministratore, mettere insieme delle politiche dai piccoli gesti fino alla visione della strategia di perché le nuove generazioni debbano rimanere in questa città. Non basta per un amministratore chiudere solo le buche o manutentare il verde, quello lo può fare benissimo o a volte malissimo il funzionario o il dirigente del settore. La politica ha il dovere di dimostrare e capire perché una città deve, e soprattutto il cittadino, debba vivere la propria città con una proiezione anche nel medio e lungo periodo. Ecco, un'altra notizia che mi è piaciuta particolarmente è il progetto Piedibus, che va avanti con 6 nuove linee in 2 plessi scolastici di Caserta, ma soprattutto che sono state istituite delle multe morali per gli automobilisti selvaggi, quindi costruiscono questo passaggio del Piedibus, rigorosamente puniti con 1.000 euro di sensi di colpa. Fantastico, in poche parole. Sì, sì, sì. Devo dire la verità, straordinari i nostri ragazzi, le famiglie, le associazioni che ci stanno dando una forte mano. Io credo fortemente che la rete territoriale del Piedibus, adesso siamo partiti col progetto delle piste ciclabili del Bicibus, noi dobbiamo aumentare le aree di vivibilità. Non possiamo pensare di avere da una parte la vivibilità e la qualità della vita, dall'altra parte vogliamo salire con l'auto fin dentro la classe dei ragazzi. Dobbiamo avere il coraggio di capire che la città, lo sviluppo, anche noi del sud ce la possiamo fare, perché non è possibile. Io non ci credo che mentre se andiamo in un'altra realtà del centro-nord il Piedibus è una straordinaria cosa in cui si racconta come un evento, e quello che a Caserta poi invece è un elemento di negatività, perché abbiamo la ZTL e non possiamo passare per la macchina. Beh, noi dobbiamo puntare sulla qualità, sulla vivibilità, stiamo aumentando il trasporto pubblico locale, stiamo aumentando il bicibus, stiamo per permettere di non pagare vicino alle scuole le strisce blu nella mezz'ora che si accompagna ai bambini, però dobbiamo avere il coraggio di tenere questa macchina, soprattutto adesso che si avvicina la primavera, più nel garage, camminiamo con i trasporti pubblici alternativi. Adesso abbiamo approvato un regolamento sul trasporto della città innovativo, perché permettiamo nelle ZTL di far passare sia le auto elettriche che ibride, quindi questo significa che aiutiamo a far comprendere a chi deve acquistare l'auto che qualora vuole muoversi in termini di mobilità sostenibile deve avvicinarsi a delle alternative, qual è l'elettrico e l'ibrido. Su questo aspetto già nelle prossime settimane monteremo e verranno messe in città ben 7 centraline elettriche per la carica delle proprie auto. Quindi spingiamo verso alternative di mobilità sostenibile. Questa dobbiamo avere il coraggio di accettare la sfida delle città, non più le città europee, ma quella delle città, cioè le città medie
in Italia si muovono rispetto a una forte ZTL, noi dobbiamo avere il coraggio di farlo. Non credo che questo abbia un danno al sistema economico, al contrario, perché sennò l'Italia si dovrebbe fermare, perché tutte le ZTL che abbiamo in Italia, dobbiamo avere la capacità invece di costruire dei centri commerciali naturali, e questo si fa in sinergia col mondo delle categorie e con la città. Ma anche perché... E anche con l'offerta, perché certo. Diciamo, dobbiamo migliorare l'offerta ai cittadini. Io su questo, diciamo, non può semplicemente diventare che si fa economia su una strada se si apre o si chiude al traffico. È ridicolo, perché sappiamo bene che in Europa e nel mondo ormai non funziona più così. Anzi, al contrario, bisogna offrire servizi e avvicinare le famiglie a passeggiare, rispetto, se no, vanno nei centri commerciali. E va migliorata l'offerta, perché passeggio se c'è un'offerta interessante. C'è un locale vuoto, c'è un prodotto che non vende qualità, io non ci vado. No, anche perché ovviamente si socializza, ovviamente si vive la propria città, e soprattutto camminare, vivere la propria città a piedi fa bene alla salute. Quindi, come abbiamo ripetuto con gli stessi medici spesso anche lunedì durante Focus Sanità, dai bambini, quindi col piedibus, fino a passare veramente per ogni fascia d'età, è proprio una questione di salute. Abbiamo la Reggia, abbiamo tantissimi spazi verdi, quindi sfruttiamoli, viviamoli al meglio. Sì. Viviamoli, viviamoli. Viviamoli assolutamente. Torniamo un po' indietro con le notizie della settimana. C'è stato anche un importante incontro in cabina di regia per le Universiadi. È arrivato infatti anche l'ok per il secondo lotto di lavori allo Stadio Pinto. Beh, bella notizia, non solo quella dello Stadio Pinto, ma anche quella del Palavignola. Intanto, qual è la situazione delle Universiadi? Come sappiamo, sta andando avanti il cantiere dello Stadio Pinto, anche velocemente, così come da cronoprogramma il 30 maggio completiamo i lavori. Palavignola c'è il cantiere in corso, e anche lì 30 maggio completiamo i lavori, e stiamo allestendo e sistemando Piazza Carlo III per la finale di tiro con l'arco. Rispetto a questo e rispetto all'evento delle Universiadi, abbiamo avuto finanziato già il secondo lotto che faremo all'interno dello Stadio Pinto. Sostituiamo tutti i sediolini, ben 2000 sediolini verranno completamente innovati con dei colori rosso-blu, mettiamo un maxi schermo per permettere di vedere la partita in diretta da chi è lontano dallo stadio, più col risultato diventa uno stadio moderno, e per fare questo bisogna fare un po' di sacrifici, però la sfida è portare uno stadio moderno e innovativo rispetto all'abbandono degli ultimi 40 anni. Palavignola, secondo lotto, realizziamo anche un playground all'esterno del Palavignola per permettere ai nostri giovani di divertirsi, e andiamo avanti con una serie di cantierizzazioni anche sugli altri centri sportivi, ma questo ne parleremo poi sicuramente nelle prossime puntate. Assolutamente, Sindaco, è successo un po' di caos, diciamo un po' di botta e risposta, anzi, la settimana scorsa con il presidente della Casertana D'Agostino, ne abbiamo parlato anche qui, ne ha parlato tantissimo in settimana, veramente è stato interpellato da radio, da giornali, veramente da chiunque. Cosa è cambiato rispetto alla settimana scorsa, visto che ora si parla di presumibile agibilità per la prossima gara interna del 17 marzo dello Stadio Pinto, quindi non ci dovrebbe essere più il rischio di giocare a porte chiuse, quindi com'è la situazione? E poi man mano le chiedo qualche altra cosa, iniziamo da questo, che è quello allora, che poi prema i tifosi. Intanto auguriamoci che nelle prossime ore avremo una Casertana vincente a Trapani, che è l'elemento fondamentale, perché il nostro essere tifosi non significa andare allo stadio, essere tifosi si è tifosi. Io sono tifosissimo della Casertana Calcio, e frequento oggettivamente, non frequento lo stadio, però questo è un mio limite, ma non è un mio amore. Chi sa bene, sono stato un giocatore di calcio, chi sa bene della mia età sa che ero un abbonato casertana quando eravamo in Serie C, quando ero in Serie B, quando eravamo nella curva sud, quando era la curva, quindi quando sento, capisco che, diciamo, generazioni diverse, sento il giovane ventenne che non sa che, diciamo, alla sua età facevo quello che fa lui. Però detto questo, e al di là della, secondo me, polemica inutile che abbiamo realizzato con il presidente, noi dobbiamo preoccuparci di due cose fondamentali. Uno, dare uno stadio serio e credibile a chiunque società gestisca lo stadio, e in questo caso la Casertana Calcio, e allo stesso tempo dare uno stadio che faccia godere dello spettacolo ai tifosi in modo dignitoso. Quindi il mio lavoro è quello di fare uno stadio nuovo. In 40 anni non si è fatto nulla, lo sto facendo, poi qualcuno mi dirà
lo potevi fare in un modo, in un altro, questa è la scelta e andiamo avanti per lotti e portare avanti la grande strategia che in alcuni anni completamente stravolgeremo in termini positivi lo stadio. Ed è chiaro che si sono fatte delle scelte di lavorazione, sono state fatte anche in virtù del finanziamento che abbiamo avuto la capacità di ottenere e anche la capacità in cui la Federazione Internazionale ci ha chiesto di fare dei lavori rispetto ad altri. Quindi quando arrivano i maestri che li sento potevate fare quest'altro perché avete fatto la piazza, non la piazza, ce l'ha detto la Federazione Internazionale, se no non ci davano i soldi. Quindi no, polemiche. Più chiaro di così si muore. Quindi è inutile che ci parlate del sesso degli angeli. Perché diciamo, non doveva arrivare i maestri, arrivare chi ha fatto i commentatori di pensare ero il primo che volevo mettere in sicurezza prima le tribune laterali, prima la curva nord, prima volevo fare le lavorazioni nei distinti e c'erano tutta una serie di lavorazioni che capisco bene che rispetto al tema sicurezza erano prioritarie rispetto al tema estetico. Naturalmente la Federazione Internazionale è interessata invece a fare un evento internazionale, ci sarà un girone delle universiadi, ci saranno dei filmati che gireranno il mondo e vogliono vedere esteticamente alcune cose belle, quindi sono interessati alla parte in alcuni aspetti estetici e non purtroppo in alcuni temi invece per noi fondamentali che è il tema sicurezza. Secondo elemento, per fare questo dobbiamo fare sacrifici e lo dobbiamo fare tutti, compresa la Casertana Calcio, oltre al Comune, e purtroppo gli unici che pagano il prezzo di chi lavora l'intera settimana, fa sacrifici e la domenica vuole andarsi a divertire come il tifoso, è l'unico che ha ragione in questa grande polemica. Il terzo elemento, invece, la grande sinergia che c'è con la Commissione Vigilanza e con la Questura, si è già fatto adesso e c'è già in corso una serie di verifiche e di percorsi per permettere ai tifosi, con la partita con l'Orvieto, con la Viterbese, chiedo scusa, con la Viterbese di giocare, di far godere lo spettacolo ai tifosi. È inutile che stiamo a riprendere le polemiche della settimana, i tifosi hanno sentito tutto, mi dispiace che si è messo insieme un'amministrazione che per la prima volta riqualifica lo stadio, che per la prima volta dice guarda ti faccio lo stadio pure per le giovanili, guarda che ti voglio dare anche lo stadio a te come società per fartelo valorizzare appena finisco i lavori. E la risposta polemica e inutile è stata, diciamo, mi sembra, io lo dico con molta franchezza, mi sembra la banalità di chi se ne vuole andare e deve trovare adesso il capro espiatorio per giustificare che se ne va perché non ha potuto giocare una partita. Diciamo, questa è assolutamente, noi siamo persone serie, l'amministrazione comunale è una struttura seria, qualora la società e il presidente vogliano continuare il progetto, noi siamo qui e lo facciamo come istituzione, lo facciamo per i tifosi, lo facciamo per la Casertana e lo facciamo per la città. E lo vogliamo fare nelle forme più trasparenti possibili. Però se ogni giorno dobbiamo stare sui giornali a fare la polemica, pinco pallo, io non sono disponibile perché significa che qualcuno sta giocando sul sentimento dei tifosi e sulle passioni e le emozioni dei tifosi e della città. Questo non lo posso permettere, quindi o si fa le cose serie e si costruisce un progetto serio per la società, per il calcio, per la Lega Pro e per quello che deve essere il futuro della Casertana Calcio e della città rispetto allo sport, oppure per quanto mi riguarda, il presidente D'Agostino, non sono interessato a se vada via o non vada via. Ci saranno sicuramente altri 100 imprenditori che vorranno fare questa cosa, io sono interessato a fare uno stadio serio e una società serissima. Poi i presidenti se ne vanno, ne tornerà un altro, ma l'importante è che esista la Casertana Football Club e che esista lo stadio e la città. Poi noi uomini, anche il sindaco un giorno andrà via pure il suo presidente, ce ne faremo una ragione. Sindaco, mi permetto di aggiungere una cosa, che soprattutto lei durante la settimana ha tante cose da fare, tante cose di cui occuparsi e sicuramente non stilare la lista di questi 100 imprenditori che nel caso in futuro saranno intenzionati a rilevare la Casertana. No, ma quando dico 100, perché dai, io non ce l'ho nemmeno uno, assolutamente, voglio chiarire, non ce l'ho nemmeno uno, però appunto. È talmente appetibile uno stadio nuovo, è talmente appetibile una piazza come Caserta, è talmente appetibile i tifosi della Casertana che io sono convinto che o il presidente vuole fare cose serie e noi come città siamo pronti ad accompagnarlo, oppure se non è interessato più al progetto calcio ce lo dica e noi sicuramente saremo pronti a stare vicino alla Casertana e vicino ai tifosi. La cosa che ovviamente preme ai tifosi in particolar modo, agibilità. Ma non preghiamo quindi a nessuno, io quello che voglio dire è non preghiamo a nessuno, io devo pensare all'agibilità dello stadio, alla bellezza dello stadio, a dare uno spettacolo ai tifosi, a permettere che il calcio continui a Caserta con la Lega Pro e poi sicuramente
se noi strutturiamo tutto questo e la società, perché l'altro elemento fondamentale è la società, che si costituisca con dirigenti seri, credibili, forti, non basta solo un presidente importante, non basta metterci solo i soldi, bisogna anche organizzarsi, strutturarsi, darsi un management, dare classe dirigente, essere seri, essere credibili rispetto alle istituzioni, ci vuole credibilità di una società rispetto alle istituzioni e in alcuni momenti, tipo quelli delle conferenze stampe appagliacciate, non sono state oggetto sicuramente di rapporti interessanti con le istituzioni. Esatto, ciò che importa insomma al tifoso, agibilità, quindi lavori allo Stadio Pinto che stanno proseguendo come abbiamo detto e come il sindaco ha raccontato in maniera dettagliata, sinergia tra le parti, il comune quindi ha veicolato le sue informazioni con la commissione di vigilanza, questura, quindi avete questa detto, è la situazione. Avete fatto, avete sbagliato, non avete sbagliato, cioè, siamo seri, diciamo, costruiamo cose serie. Sono io quello che ha chiamato il presidente della Lega Pro, sono io quello che ha avuto rapporti continui con la questura e con la commissione e con i miei dirigenti, ma anche con rappresentante, i miei dirigenti hanno avuto contatto con il rappresentante della Casertana all'interno della commissione, la quale sapeva tutto, conosceva tutto e abbiamo fatto un percorso comune. Poi se il presidente quel giorno era impegnato o il suo direttore generale erano impegnati per altre cose, non hanno potuto stare sul pezzo e poi dopo si sono presentati a una conferenza stampa senza sapere nemmeno quello che era accaduto, diciamo, questa è coloritura. Allora, il fatto serio è stadio serio. Siamo seri come società, siamo seri come amministrazione comunale, diamo serietà a una sola categoria che sono i tifosi che non meritano le polemiche ma che invece meritano assolutamente una grande Casertana e un grande stadio. Assolutamente, noi siamo in chiusura. Sindaco, settimana prossima ci saranno degli eventi in particolare, cosa si prefissa di fare il Comune di Caserta? Beh, ci saranno tante cose, siamo in campo organizzando una serie di iniziative importanti, vanno avanti i nostri progetti di riqualificazione, vanno avanti i cantieri, vanno avanti soprattutto una serie di attività propedeutiche per un'apertura di decine e decine di cantieri, andiamo avanti per la preparazione delle università. Vi anticipo che avremo un grande evento il 6 aprile, inizia una mostra fotografica straordinaria di livello internazionale al Belvedere di San Leo, ci invito tutti in modo gratuito ad andarla a visitare, poi la pubblicizzeremo le prossime settimane, lo facciamo con il Ministero della Cultura cinese, con l'ambasciata cinese sulla Via della Seta, l'unica tappa in Italia, la seconda sarà a Londra e girerà tutto all'Europa, è un grande investimento sulla cultura, ci sarà un grande evento internazionale. E si farà parte il 6 aprile per un mese, per 30 giorni, su al Belvedere di San Leo, cioè la più grande mostra fotografica del mondo, l'unica tappa in Italia la farà al Belvedere di San Leo. Questo è un grande evento culturale, ci ho lavorato per mesi, lo pubblicizzeremo i prossimi giorni, lo faremo conoscere e il 6 aprile ci sarà la grande inaugurazione di livello internazionale. E ne parleremo sicuramente nelle prossime settimane. Grazie mille al sindaco di Caserta Carlo Marino, grazie. Grazie a voi, grazie a Teleprime e grazie soprattutto ai cittadini che ci ascoltano e cercano di comprendere qual è lo spirito in cui cerchiamo di costruire una città forte e credibile. Assolutamente, grazie anche ai nostri telespettatori. Vi aspettiamo sempre qui su Teleprima sabato sera alle 21.30 con Obiettivo Caserta. Grazie. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.